ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, saga di Yu-Gi-Oh! Brains e penultimo episodio oggi. Finisco la serie la prossima settimana con il 70° episodio. Un po' troppi? Spirito Indomabile, primo duello di oggi. Vediamo un po', sono personaggi che ancora non ho visto. Intelligenza artificiale e il gore. O gore, gore, non lo so. Proprio, hanno detto sai che c'è, dai un nome a caso. Tira i dadi, va bene pure il gore, perché sai, magari no. Sembra uno delle forze speciali, questo ha visto macellamenti e quant'altro. Oppure si chiama il gore perché hanno tradotto a cane i nomi. Partiamo per secondi noi. E quello già evoca un mostro con 2300. Io mi ritiro. Fuoco tremendo, 1000 a lui, 5 a me. Posso giocarmi Viverna Clock in attacco, mi dimezzo l'attacco facendo il segna Clock, però posso poi evocare un Drago Proxy. Potrei già fare la fusione? A quanto pare posso. Vai, Golem di Terra Ignister. Una e due. Termino il turno. Ora vediamo perché. Lui evoca, molto bene, molto bene. Va bene. Va bene. Va bene manco per il c***o. Evochiamo Picari. Ci prendiamo una carta IA dal deck, che è Monsterland qua, come cacchio si chiama. E la giochiamo subito. Attiviamo Mostro Resuscitato, il Monster Reborn, e ci prendiamo il Golem. In attacco ovviamente qui. Attacchiamo! Questa, distruggiamo tutto. Ah, si leva... Ma come? Vabbè, fino alla fine del turno, quindi niente. Però mo evoca l'altro mostro, evoca. Che palle sto deck. Però mo, se me lo distruggi, si attiva l'effetto. Ti prego, attacca. Sì, oh, finalmente. Viverna in difesa qui e attivo l'effetto. Vai anche tu qui. Oh. Bene, oh, evochiamo specialmente Ramclouder e attivo l'effetto. Sacrifico questa e ci riprendiamo Signore Bilanciamento. Evoco Gaia, sperando che vada bene, perché secondo me va male, visto che ha sicuramente frattura Raigeki coperta. Guarda, non ci scommetto molto, ma più o meno l'andazzo è quello. No, però pesca. Non c'era bisogno, vincevi comunque. È bello quando l'avversario sta per perdere, però non può distruggermi il mostro, perché sennò distrugge anche Pendente Nero. Ti dà un senso di potere incredibile. Peccato è che la lotta si stalla. Oh, vai. Finalmente è fatta. Oh. Yes. Ce l'ho fatta. Che bello. Ora. La frustrazione di IA contro... No, ragazza spettro. No, no, la fanciulla spettro. Come... Basta, deck fusione. Non mi interessa più niente. Non voglio più giocare col deck della storia perché è pessimo. Ma blu o spettrale fanno sempre schifo entrambe. Cioè, una peggio dell'altra alla fin fine.
Evoco. No, attivo l'effetto diretto dei paludi. Prendo polimerizzazione. E posso già farla, vero? Sì, evochiamo la Fenice. Mi conviene la Fenice. L'altra serviva solo se c'era un mostro dell'avversario in campo, se no no. Posiziono sia corsa avventata che pendente nero coperte, in modo da poter attivare l'effetto di Fenice fiammeggiante. Vai, 900 punti danno, così, con attimo. Facile, no? Let's go. Vediamo che combini. Ah, quello potrebbe essere assalitore notturno. Potrebbe farmi davvero male. Cristo. Ah, ok. Evoco Guardia Reale della Tempesta di Fuoco. Mi piace il nome. Gli do pendente nero. E attacchiamo. Buono. E finisco il turno. Ora sono un po' protetto. Ho anche corsa avventata coperta. Buono così. Che bello. Non mi conviene evocare. Non penso abbia un altro tributo torrenziale coperto. Fa comunque male. Per fortuna non ho evocato Cerbero. Per fortuna. Ora. Gioco Maglio Magico. Mischio Cerbero infuocato. Soldato Cannone, bene. C'è sempre corsa avventata coperta, quindi si evoca qualcosina. Sono un pochino più coperto, ma non troppo. Ok. Posiziono Re delle Paludi. Attacchiamo. Ha un effetto brutto questa. Preferisco tenermi. Preferisco non distruggerla e vedere che succede. Posso distruggerla quando sono tranquillo e sicuro di poterla distruggere, ma niente, andata così è andata. È stato anche meglio. È stato anche meglio alla fin fine. Ok. Non è stato proprio meglio perché ora evoca quella da 2005 e non posso fare nulla. Basta evocare, basta. Allora, evoco Tartaruga UFO e attacco. Che è? Oh, ma dai! Oh! Questo riprende la carta. Certo, la scarta per evitare che venga distrutta in battaglia un altro mostro. Poi la se la riprende pure. E che fai? È un circolo vizioso. Non finisce più. Ma si può giocare in queste condizioni? Spaccatura. Oh. Ok. Attacco allora. Faccio recupera fusione. Una polimerizzazione.
E in pace carbone. Il dolce profumo della vittoria. Faccio anche Robopi sognatore. Deck utente, fusione, non voglio più sapere niente di alcun deck, non voglio sapere più nulla. Soulburner, ah vabbè, lui forse il deck, lui forse ci si può ancora fare, ma Robopi no. Vediamo un po' che combiniamo con questo deck fusione, va. Ma di già. Iniziamo male male, iniziamo. Ne facciamo la inizia male, chi se ne frega. Vai, primo dei draghi. Facciamo uno e due. Perfetto. Così posso evocare anche in pace fiammeggiante. E mamma mia, amico mio, ti prendi una di quelle celleppe proprio qua di te. Così. Eccolo qui. Evochiamo anche in pace. Oddio, il folletto non sarebbe male, però dovrei trovare in modo di difenderlo. Via. E attacchiamo. Bene. Ottimo. Perfetto. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto sto turno. Turno importante, eh. Fondo al deck. Quattro carte in fondo al deck. E dopo quel folletto. Lo faccio attaccare direttamente. Sì. Così si prende un po' di attacco extra. No, tranquillo. Andiamo poi con Impaci ad attaccare Smarcel. La carta corsa avventata la metto dopo. E attacchiamo direttamente con 2007. Ora vado a coprire nella main phase 2 con corsa avventata per il folletto nel caso venga preso di mira. E buona così. Tutto sta ora nel fatto che lui non deve però evocare drago utensile. Perfetto, ho vinto. Buona così. Molto buona. Ok. È andata. Attacchiamo e via. Buono. Buono sto duello. Perfetto. Amici miei, tre duelli fatti, me ne mancano solo due. Ritorno all'inizio e poi l'ultimo duello, Playmaker contro IA. Beh, si vede dalla silhouette. Ci siamo quasi. Prossima settimana si finisce Yu-Gi-Oh! Se c'ho voglia e tempo mi faccio anche tutti i duelli invertiti in modo da avere al 100%, magari poi lo faccio per conto mio e pubblico su Instagram una foto e anche sul canale Telegram. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.